non è nuovo a tali prodezze. Del mancino di Flavio Boccaccio ne abbiamo apprezzate tante nelle ultime due stagioni e mezzo. Centrocampista col vizietto del gol, ha siglato il primo centro personale della nuova annata e risolto la questione Villafranca-Messana, più complicata del previsto. La cornice è un sabato di metà settembre che non sarà da ricordare come la partita più vibrante di uno Sporting Pedara che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare un avversario sbarcato ai piedi dell'Etna con l'imperativo del prima di tutto non prenderle. Sei punti in tre giornate, secondo acuto consecutivo senza porta violata, in questo caso quella di Alessandro Zannini, schierato dalla rosa al posto di Cirnigliaro, 27 anni compiuti giovedì, auguri. E lo Sporting va senza Pacini, infortunato, e con Orofino che andrà recuperato nei prossimi mesi, senza Bonaccorsi che finisce adesso i conti con la disciplinare. Va con un attacco che cambia di tanto in tanto pelle e va anche in 10, perché può capitare di cadere spesso nella trappola delle provocazioni avversarie, inutili quanto dannose agli equilibri dei nervi dei 22 in campo. È il caso del peloritano Brancati, che vorrebbe solo a parole placare l'estro di Palazzolo. Siamo nel bel mezzo del primo tempo, non sappiamo cosa vada a chiedergli Giacone, da molto lontano e già ammonito, probabilmente un po' di calma. L'arbitro accetta di Barcellona, intransigente, ammonisce i due. Giacone va anzitempo negli spogliatoi, seguito a breve dalla rosa, allontanato per proteste. Lo Sporting va anche quando manca quella cattiveria necessaria sotto porta che i biancazzurri di Pedara hanno pagato ben oltre i loro demeriti in un'uscita di coppa in quell'esordio amaro di campionato con l'AC Sant'Antonio. Vedi Finocchiaro e poi Boccaccio nel primo quarto d'ora. Va anche quando c'è da fasciarsi la testa. Capitan Finocchiaro ne sa qualcosa, esortando all'assedio che prima o poi qualcosa porterà in dote. E va provando a spostare con forza il Villafranca, che nel frattempo posteggia l'autobus nella propria tre quarti. Palazzolo scheggia la traversa. Boccaccio in acrobazia sciupa su Torre di Campanella. Dalla panchina c'è bisogno di nuova linfa in avanti. Fuori Trapani, dentro Michalizzi, esterno per esterno. Dentro Costanzo, fuori Finocchiaro, malconcio dentro a una battaglia calcistica che a settembre è ancora agli inizi. Su un salvataggio di Trinchera, dopo un'incursione di Campanella, pallone rocambolesco, al quarto d'ora della ripresa, nasce la perla di Flavio. Boccaccio traccia la mezzaluna che si colora e diventa arcobaleno quando mette il punto esclamativo poco sotto l'incrocio dei pali. E il gol partita che libera l'urlo dalla tribuna e mette fine a una questione più che mai fastidiosa. Fastidiosa che fa riapparire certi fantasmi del passato quando il Villafranca Messana riesce a spingere un pallone in rete in evidente gioco falloso ad opera di D'Angelo, il quale è l'unico in avanti a portare la croce per i rossi. Qui un colpo di testa senza i frutti sperati. Per i rischi, ma anche per chiudere la cassaforte, ci sono ancora 20 minuti. Poi, tra gli applausi, il match winner lascia stremato il campo per l'esordiente Occhione. Palazzolo si procura gli spazi, l'intesa col manto erboso dopo mesi di calcio sulla sabbia è ancora da perfezionare. Merita però gli applausi, la prestazione non si discute. Lascia il testimone a Abdulie Marena per gli amici Messi, 2000, Scuola Sport Enjoy Project di Mario Grimaldi ed ex Giarre. Il parco attaccanti dello Sporting è abbastanza ricco, alternative di calibro. Lo Sporting Pedara va, e mercoledì a Motta Sant'Anastasia, prima delle tre sfide contro la mina vagante del Girone C, capace di insaccare un punto, e potevano essere tre, a Mister Bianco nel Gran Derby di giornata. Si parte con l'andata dei sedicesimi di Coppa, poi sabato replica sempre sotto il Castello per la quarta di campionato, quindi il ritorno mercoledì 10 ottobre a Pedara con in mezzo l'ospitata al Via Grande.